Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché mi incuriosisce capire se questo tema delle migrazioni, che era un po' sparito dalla mente degli italiani, avendo problemi economici, pandemia, guerra, invece questo, ultimamente mi diceva l'altro giorno Alessandra Ghisleri che invece sta risalendo, cioè ricomincia a essere un tema che può spostare consensi. È così, secondo te? Sì, no. La Ghisleri come sempre ha ragione, nel senso che dalle statistiche si vede, a partire da Curno ma anche in questi giorni, un maggiore interesse verso questo tema, però è un interesse molto indotto dai media, cioè voglio dire, il nostro dibattito adesso induce ovviamente l'interesse sul tema di cui stiamo parlando. Se non ci fosse questo aspetto mediatico, la gente non passa spesso davanti alla questura, non siamo come in Francia o in America, non è il primo tema che è a cuore degli italiani, che invece sono le solite bollette e le altre cose che conosciamo. Questo non vuol dire che non è importante il tema è fondamentale. Io sono d'accordo con chi dice che bisogna cominciare a fare qualche cosa a riguardo, piuttosto che dire sempre aspettiamo l'Europa, come se oppure che ci vogliono ben altri mezzi. Però è un tema abbastanza indotto, non è la prima cosa che vivono gli italiani naturalmente a loro. Posso aggiungere una frase? Prima mi è saltata la linea a proposito della questione di Lollobrigida, che è uscito un recente sondaggio della SVG che dice chiaramente che la maggior parte degli italiani non pensa che Fratelli d'Italia sia in qualche modo legata al fascismo, al partito fascista, però pensa allo stesso modo che ci sia un substrato culturale brutto, dannoso da eliminare. Ma ne parliamo un'altra volta.